Salve a tutti. Oggi vorrei parlarvi di nuovo delle teorie del complotto. Vorrei, come al solito, parlarvi, diciamo, dei punti deboli di queste teorie. Come dico sempre, io non escludo che ci possa essere qualcosa di vero, ma perché ovviamente, come dico sempre, non bisogna mai credere a quello che ci viene spacciato per vero. Bisogna avere atteggiamento critico, bisogna sempre avere il dubbio. Dico sempre, non bisogna prendere un po' esempio da Cartesio, il dubbio metodico, il dubbio iperbolico, lo scetticismo metodico di cui parlavano i filosofi come Pirrone, Hume e via discorrendo. Però questo non vuol dire mica che qualsiasi teoria alternativa a quella ufficiale, insomma, sia vera, o che tutto ciò che viene spacciato per vero sia necessariamente falso, insomma. È un discorso molto complesso, ma non è di questo che voglio parlarvi. Di solito quando si pensa al complottismo, si pensa a teorie bizzarre lette su internet, secondo le quali ciò che comunemente è ritenuto essere vero sarebbe in realtà falso, e viene proposta un'alternativa. Ma in realtà le cose in realtà non stanno sempre così. Ci sono delle teorie del complotto che in realtà fanno parte dell'immaginario collettivo. Ci dovrebbero essere delle teorie credute vere da poche persone. Però ci sono dei casi, come quello del complotto degli UFO, che in realtà è una cosa che fa benissimo parte dell'immaginario collettivo. Cioè, io non voglio parlare dell'esistenza degli alieni o degli UFO. Sono discorsi molto più complessi che dovrei io personalmente approfondire, perché non sono un esperto in materia. Né di esobiologia, che studia la possibilità che si può scientifica, no? Esobiologia è una scienza, cerca di studiare se esistono veramente organismi extraterrestri. E nemmeno di ufologia, che è la pseudoscienza, diciamo, o la fantascienza, insomma, secondo cui esisterebbero questi oggetti volanti identificati. Cose molto molto complesse, che non è necessario che in realtà l'ufologia sia fantascienza, pseudoscienza, perché esistono. Nell'ufologia ci sono dei tentativi di affrontare il discorso dal punto di vista, diciamo, secondo la scienza che conosciamo oggi, non, senza postulare delle tecnologie, delle forme di vita di cui non sappiamo con certezza se esistono. Sempre c'è un'ipotesi, che ne so, psicologica, che quelle in realtà sono fenomeni atmosferici. Insomma, è un discorso molto molto complesso, scuso sugli UFO o sugli alieni. Ora, a prescindere da ciò che penso io su questo argomento, cerco di spiegarvi perché io credo che sia assurdo credere che i governi del mondo vogliano nasconderci l'esistenza degli UFO o degli alieni, o di eventuali contatti con noi. Innanzitutto, saranno 100 anni almeno che esiste la letteratura fantascientifica, e fra questa letteratura esiste anche quella relativa agli extraterrestri. In realtà ci sono anche stati degli anticipatori, come per esempio Luciano di Samosata, o Samosata, non saprei, secondo secolo d.C., scrisse un romanzo parodistico chiamato La Stoia Vera. I filosofi hanno sempre discusso fin dall'antichità della possibilità dell'esistenza di altri pianeti abitati da esseri intelligenti come gli umani. Esempio banale è Epicuro, o più recentemente ne parlava anche Bruno, Giordano Bruno, parlando del Rinascimento, anche dopo, no? L'ipotesi secondo cui, no? Nel 700, oramai dopo le rivoluzioni astronomiche, l'ipotesi diceva, cioè, credere che siamo gli unici nell'universo è come i pidocchi sulla testa dell'Accattone, credrebbero di essere gli unici abitanti dell'universo, mentre in realtà sono soltanto i pidocchi sulla testa di una persona qualunque. Questa era una cosa abbastanza diffusa fra gli intellettuali, se ne è sempre discusso. Sta di fatto che nel 38, 1938, meglio specificare, Orson Welles mise in scena per la radio La guerra dei mondi come scherzo di Halloween. Mi pare fosse proprio il 38, non il 31. La guerra dei mondi è un romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Avevano lo stesso cognome. Non sono la stessa persona. Stiamo parlando di un autore vissuto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.
H.G. Wells. Mise la scena alla radio e farò sembrare una vera e propria trasmissione radiofonica che interrompeva, una specie di notiziario che interrompeva, come del breaking news, interrompeva la normale programmazione per annunciare praticamente prima che era caduto il meteorite, un getto, il versamento di un oggetto strano, poi il ritrovamento dello stesso, insomma, una cosa lunga. Poi se trovo la registrazione sottotitolata ve la metto in descrizione perché è divertente, esiste ancora perché poi fu pubblicato un LP, cioè un disco, insomma, dove c'era tutta la registrazione. Sta di fatto che poi sono stati fatti dei studi sociologici dove si è poi visto cosa è successo effettivamente, no? Cioè, la gente meno istruita ha davvero creduto che gli alieni stessero invadendo la Terra. Ora, questo a un certo punto, ma del 38, prima di Roswell, che ha detto 47, da specificare, ma dove erano i governi del mondo mentre Orson Welles faceva sta cosa? Ma soprattutto, com'è stato possibile che la gente avesse davvero creduto che gli alieni potessero invadere la Terra se i governi del mondo ci nascondono la verità sugli UFO? È strana questa cosa. Ma magari il complotto ancora non era stato ordito. Ma uno poteva anche rispondere così. Con Roswell, per esempio, perché molte persone hanno poi pensato che quel fatto lì fosse relativo a una caduta di un disco volante? La gente era già predisposta a credere che fosse possibile un'invasione aliena. Comunque, in generale, la TV, i film, i romanzi, i fumetti sono frequentemente trattano di alieni e UFO. Esempi molto banali sono Superman e Dragon Ball. Cioè, assurdo, no? Anche per esempio, poi spesso in televisione dicono cose del tipo: noi governi del mondo ci vogliono nascondere che esistono gli alieni. Tipo X-Files, sono l'idea che FBI ci nascondono gli alieni. O film come Men in Black, l'idea secondo cui ci sono questi uomini in nero che vogliono occultare questa verità. O cose del genere. Fanno anche le parodie nei Simpson, non nella puntata dove il signor Burns ha tutto fluorescente, venne scambiato proprio per un alieno. È strana sta cosa qua, proprio dalla televisione non viene a sapere questo fatto. E poi fanno tanti programmi televisivi su, tipo Mistero su Italia 1, era uno di quelli top secret quando ero piccolo. Ce ne sono stati altri, proprio sugli UFO. Ma non solo questo, ci sono ricerche finanziate dai governi stessi, soprattutto negli Stati Uniti proprio. Altro che CIA, FBI, X-Files, uomini in nero. Sono cerchi finanziati dai governi per cercare la vita, pianeti che ospitano la vita. E poi intanto esce qualche scoop clamoroso, no? Tipo quelli di Trappist 1. Noi abbiamo scoperto un nuovo pianeta, un nuovo sistema solare, ci sono pianeti dove possibilmente ci potrebbe essere la vita. Poi magari non si viene un po' smentito, un po' ridimensionato, dici no, non si sapeva già. Mi ricordo quando ero piccolo si parlava di Marte. Marte. Mandavano le sonde su Marte per esplorare, per cercare la vita su Marte. C'era tanto clamore, si parlava tantissimo. Addirittura si stava parlando della possibilità di mandare l'uomo su Marte. Esistono anche i tentativi di mettersi in contatto con gli alieni, mandare dei messaggi in vari modi. Insomma, è veramente assurdo credere che c'è un complotto per nasconderci gli UFO gli alieni. Perché non sto dicendo che non esistono. Assolutamente. E tanto è vero che in realtà, questo poi ne parleremo magari un'altra volta, esiste il controcomplotto, cioè l'idea della teoria del complotto secondo cui gli alieni sarebbero stati creati apposta per ingannarci. Ma questa è un'altra storia. Se vi interessa, continuate a seguirmi. Un saluto.